Ringraziamo il Progetto Brasileiro per questa serie. Sono stati tre singoli, uno più bello dell'altro, tre generi, se vogliamo, abbastanza diversi, che ci hanno dato modo di poter cominciare questa serata. Prima di poter introdurre quello che sarà il protagonista, io vorrei che venissero a spendere due parole sul palco due personaggi importanti per tutto il territorio, e quindi il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortensi, e il presidente della Marca Fermana, Ivano Bascioni. Io vorrei passare la parola a loro perché l'evento è particolare, gli anni sono tanti, i suoi, anche i miei, insomma. Per cui Comune di Monte Giorgio, Comune di Belmonte, perché qui praticamente ci sono quattro ruoli istituzionali, diciamo, su questo palco, quindi concentrazione di ruoli istituzionali. Quindi io passerei un attimo la parola a voi per celebrare l'evento. Iniziamo per altezza o...? No, no, iniziamo per comune, per grandezza del comune, Monte Giorgio. Allora, buonasera a tutti. E benvenuti qui al Teatro Domenico La Leona per questa serata evento per i 30 anni di musica di Dario Spesani. E è vero, sono passati tanti anni, e Dario è più piccolo di me, di 2 anni, e ricordo che trascorrevamo spesso l'estate insieme a casa di mio cugino, e già allora lui aveva una passione viscerale per la musica, e quindi poi ne ha fatta proprio una prospettiva, una ragione di vita, raggiungendo un traguardo, direi, simbolico e dall'alto valore e dai tanti contenuti, che è quello dei 30 anni di carriera. In questi 30 anni credo Dario abbia fatto un po' di tutto, no? Tanti generi, si è cimentato come musicista, come cantante, ha scritto anche dei libri, quindi ha dedicato proprio tutta la sua vita all'arte in generale, alla cultura, e questo a me fa particolarmente piacere. Mi fa particolarmente piacere perché credo che questo paese abbia nel DNA proprio l'essere artisti, perché ce ne sono davvero tanti, e tanti erano qui a suonare, tanti suoneranno, tanti hanno suonato qualche sera fa proprio in una reunion di musicisti. Mi ricorda un po' la serata, questa serata di Dario, l'evento, no, che caratterizzava i musicisti locali, la musica locale in Monte Giorgio, che è Monte Giorgio in musica. L'abbiamo fatto per tanti anni, un evento bello, partecipato, sentito, dove tanti gruppi e musicisti montegiorgesi calcavano questo palco, e anche Dario, lo ricordo, ha calcato questo palco per questo evento. Quindi questo sta a significare che c'è una forte tradizione musicale in questo comune, e a me fa particolarmente piacere che sia una tradizione che venga portata avanti e che sia viva. Quindi io ringrazio Dario per aver voluto organizzare qui questa serata, dove 30 anni fa è iniziato. Lo ringrazio per tutto quello che sta facendo, perché con la sua associazione, insieme a Lara Giancarli, porta avanti tanti progetti per il territorio, gestisce dei locali comunali, fa delle programmazioni molto interessanti, e faccio ovviamente un grande bocca al lupo per i prossimi 30 anni, perché saranno sicuramente fuori di tante altre soddisfazioni come quelle che oggi qui lui sicuramente starà, per emozioni come quelle che starà provando. La ringrazio, penso che sia stata una bella fotografia di quello che Dario ha fatto nel suo lungo cammino fino ai giorni nostri. Passo la palla, quella da canestro, che fosse più pratica, al sindaco Bascioni, nonché presidente della Marca Fermana. Buonasera a tutti. 30 anni di Dario Spesani, 30 anni di musica, ma in realtà io l'ho conosciuto solo 2 anni fa. Mi ricordo questo omone barbuto che è venuto a trovarmi a Belmonte, era il 2020, quindi appena finita la pandemia, e dice: dobbiamo organizzare un festival. Ci siamo messi a tavolino, ho apprezzato la sua straordinaria capacità di organizzare, di fare una rete di amicizie infinita, la capacità, penso che suoni, non so, un centinaio di strumenti, dei numeri che davvero, davvero inimmaginabili. In me che non si dica, abbiamo messo in un momento così particolare,
in piedi questo festival, coinvolgendo diversi comuni del territorio, che poi si è allargato nel 2021, nel 2022, quindi una capacità fantastica. E io posso dire quindi di averlo conosciuto in quel momento. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ho avuto un piccolo onore, nel senso che poi si sono sposati con Lara, sono venuti a sposarsi a Belmonte e quindi ho celebrato il loro matrimonio. E detto questo, volevo dire semplicemente che in questo Dario Aspesani and Friends sono orgogliosissimo di essere uno dei friends, e lo dico veramente perché li considero, Dario e Lara di conseguenza, veramente due grandi amici. E una riflessione, come dice, la cultura che lui porta, principalmente con la musica, ma poi non so, parliamo di libri, parliamo di pittura, parliamo di tutte le varie sfaccettature del mondo collegate alla cultura. E la cultura, detta in due parole, è un processo antropologico per cambiare il mondo, per cambiarlo in meglio. Quindi le persone come Dario cambiano in meglio il mondo. Quindi orgoglioso di essere suo amico, orgoglioso di essere qui. Grazie. Questa era la seconda cartolina di questa serata. Io penso che sia molto bello quando il mondo della politica e delle istituzioni in generale possa essere presente, ma al di là del presente, perché il presente potrebbe essere istituzionale, ma presente e partecipe a tutti quelli che possono essere gli eventi di tipo musicale, barra culturale, e poter continuare su una strada di crescita e sviluppo che ovviamente è importante soprattutto per i ragazzi che poi sono quelli che crescono, suonano, studiano e ricercano. Quindi grazie davvero, è stato un piacere avervi avuti sul palco. Ancora una volta saluto il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortensi, e il presidente di Marca Carmana, Ivano Pacioni. Grazie. Mi sono dovuto segnare un paio di cose, perché poi noi rifaremo un break più avanti, dove ovviamente parleremo anche di quelli che sono stati gli sponsor. Ora vi chiedo un minuto, non di più, per poter consentire lo spostamento di alcuni strumenti qui sul palco, e poi ci ritroveremo per un'introduzione quanto mai necessaria di quello che è il personaggio portante di questa serata. Quindi siamo praticamente pronti per l'introduzione dell'artista. Ora parlare dell'artista rimane una cosa abbastanza complicata, nel senso di cose che lui ha fatto, come hanno detto entrambi i presidenti, ce ne sono talmente tante che dovremmo stare qui fino a domani mattina, quindi non vale il caso, è la pena. Direi semplicemente di ricordare una cosa: io personalmente ho conosciuto Dario, diciamo, 30 anni or sono, quindi nel momento in cui cominciava la sua storia musicale. Lui raggiunge la nostra zona nel 1979, per essere chiari, venendo da quello che era il Nord Italia, e questo c'è quell'accento che voi di tanto in tanto sentite, al di là di quella che è la musica, ma un accento che tutto è fuorché marchigiano. Detto questo, vale la pena di ricordare che ci sono 29 album che sono stati incisi, vale altrettanto la pena di ricordare che ci sono state 54 collaborazioni discografiche con altri artisti. Dario è stato anche autore di circa 1000 brani tra musica rock, elettronica, ambient e latina. Raggruppando i generi siamo sui 1000 singoli. I suoi brani sono stati trasmessi in linea di massima in stazioni radio in Germania, oltre che ovviamente qui in Italia. Ci sono poi Colombia, Messico, Francia, Stati Uniti. Come regista è bene ricordare che ha prodotto 4 film musicali, l'ultimo l'abbiamo visto negli scorsi mesi al cinema, Fermo, al cinema degli artisti, molto molto bello, che era la storia di Robert Johnson. Sono 4 in totale. Vale anche la pena di ricordare che è stato inserito tra i principali polistrumentisti italiani, insieme a Mauro Pagani, Lucio Fabbri, Vinicio Capossela e Ivano Fossati. Detto questo, in un apposito capitolo di un libro denominato Polistrumentisti Italiani, edito dalla Liberlibro in Spagna, c'è proprio questa sezione dove trovate esattamente questi 4 nominativi che vi ho appena ricordato. Credo che valga la pena di dare il benvenuto, signori e signori, a Dario Aspesani.
uccide in mezzo al mare, piange per suo marito che è messo in prigione, non vuole far soldi. Senti cara Cecilia, pane dal capitano, non è niente la grazia, dai te la farà. Senti so capitano, la grazia vuoi da te, mio marito è in prigione, se me lo fai vedere. Senti cara Cecilia, te lo farò vedere, ma se la notte sola vieni a dormire con me. Vado capitano, vado da mio marito, se sei contenta lui se porta a venire. Senti marito mio, la grazia ce la fa, se per la notte sola può dormire col capitano. E vanne ben pulì, metti camicia bianca, il busto e il sottanì. Andiamo, andiamo capitano, andiamocene a dormire. Le 10 sono suonate, penso i bianchi e qui. Che non me ne fai dormire, e alla mattina s'alza, s'affaccia dal balcone, vede il marito morto che stava per dolore. Grazie signor capitano, ma avete ben tradito, elevato l'onore, la vita al mio marito. Non dubita Cecilia, non dubitare di me, principi e cavalieri, tutti a favore a te. Ci nascerà un bel fior, è morta la Cecilia, è morta per amore. Sopra di quella tomba ci nasce un tulipà, è morta la Cecilia, è stato il capitano.
in quella tomba ci nascerà un bel fiore. È morta la Cecilia, è morta per fuori. Le vittime degli abusi di potere. Dal mio album Indago 2016. People said we'll return today. People comes back to the region of the brave. People's hurts will return to the region. Bella, sei nata femmina per far penare l'amante, n'hai fatti per tanti. E a me ne fai morire, a me ne fai morire. Bella, dalla finestra affacciati, fammi vedere il bianco viso. Angelo del paradiso, il primo amore sei tu, il primo amore sei tu. Bella, che fai la giardiniera, buttami laggiù una rosa, quando l'ora sarà mia sposa. Noi dormiremo assieme, noi dormiremo assieme. Sei nata femmina per far penare l'amante, n'hai fatti pena tanti. A me me fai morire, a me me fai morire. Un po' di sana musica popolare italiana. Allora, signori, io vi ringrazio per essere qui stasera perché devo dire, allora nel 1997 feci il mio primo album e dissi, ho dato il mio contributo alla musica, adesso posso anche morire, dissi. Poi ci ho pensato e ho detto, porca miseria, forse sono troppo giovane per morire. Quindi ho detto, è meglio che facciamo quel cazzo disco, perché poi alla fine leggendo un po' di cose in giro ho scoperto che la musica allunga la vita. E da lì mi sono usciti altri 28 di dischi e abbiamo fatto uscire l'ultimo con il produttore Davide Palazzi proprio prima dell'estate, che è solo con... poi più tardi faremo
altre due canzoni. Ma è il percorso musicale di un artista, chiaramente evolve, si parte da un determinato genere musicale, determinati strumenti, e poi si arriva ad altri. Io vorrei sul palco Paolo Battenza, un applauso. Allora, non vi impaurite, è una cosa strana. Allora, io faccio ricerca musicale, purtroppo, e purtroppo perché casa è piena di tutte queste cose strane. E c'è questo strumento che vi devo raccontare la storia prima, perché sennò è inutile. C'era Spesani che suonava quel fregno, come mi ha detto il mio amico Valerio Billeri, che purtroppo si è operato, non è con noi stasera, con cui abbiamo scritto due brani che poi sono finiti nell'album Alchimia, che è andato anche al Club Tenco e anche al Premio d'André. E ho detto, Spesani suona il fregno, ok? Quindi fregno, capite un attimo, che comunque dice, ma fregno quale? Lui il fregno intendeva il salsa paglama che suoniamo dopo. Prima c'è questo, che è un incrocio tra il modancore mongolo e il violoncello tradizionale. Allora, vi racconto la storia. Le storie sono sempre le cose più belle, fanno da raccontare. È tipo una favoletta prima di andare a dormire. Allora, c'era un pastore che era molto affezionato alla sua cavallina. Siamo in Mongolia, è il 1100. Muore la sua cavallina, era l'unica sua amicizia che aveva, perché all'epoca chiaramente in Mongolia, come d'altronde anche oggi capita ancora, ci sono questi pastori erranti, un po' che ne parlava anche Leopardi con il famoso canto del pastore errante dell'Asia, in realtà era una cosa molto comune. E lui aveva questa cavallina che morì. Allora lui, per ricordarsi di questa cavallina, cosa fece? Prese il crine e fece un archetto. Prese il cranio della cavallina e fece una sorta di cassa armonica. E creò questo strumento e lui ogni sera suonava questo strumento ricordandosi della sua cavallina. Questa è la storia. Io ho preso il Motancor mongolo, l'ho praticamente desantificato, l'ho proprio scarnificato e l'ho fatto diventare un incrocio con il violoncello. Perché? Perché il violoncello è molto più facile da suonare, perché ha la tastiera che è stata autocostruita e quindi è molto più facile il discorso. Adesso però ve lo faccio sentire. Il brano si intitola Manchurian Song, che è inedito, quindi lo presento questa sera e poi finirà nel disco, perché noi questa sera faremo il disco mutare. Ok? Quindi registreremo tutto quello che viene fuori da questa sera. E questo è proprio il fregno. Allora, io sono il mio amico Valerio Billeri. Abbiamo scritto alcune cose insieme, ne faremo delle altre. Poi ho partecipato anche al film sui segreti di Robert Johnson. Purtroppo non è che sta leggermente male, si è stato operato proprio ieri, quindi non è riuscito a venire da Roma. Mi è dispiaciuto molto, però chiaramente è meglio che fa un passo indietro adesso per farne uno più lungo. Quando tornerà sulle scene è previsto per gennaio prossimo. Un applauso a Valerio Billeri. Grande amico, grande autore.
questo strumento viene dalla Turchia, c'è una storia dietro. Allora, gli arabi costruivano fino al 1000-1100 circa gli strumenti a corda utilizzando penne. Poi conobbero il popolo dei persiani, entrarono in contatto con alcune popolazioni dell'attuale Iran che invece utilizzava il legno. E agli arabi questa cosa sembra molto strana. Nella lingua araba legno si dice oud, e infatti quello strumento che ora è tipico della cultura persiana, ma che è entrato anche nei paesi arabi, nella cultura araba, dell'Africa bianca e del sud-est asiatico, prende lo spunto proprio dal famoso oud degli iraniani che all'epoca erano persiani e quindi hanno preso i legni anziché la pelle per fare gli strumenti. E questo è un saz baklava che viene usato anche in Iran e in altri posti del Medio Oriente, che utilizza chiaramente il legno come base fondamentale per la risonanza. Allora, farei, questo era Caffè Turco il brano, adesso farei un altro brano dall'album Alchimia, che si intitola Bisanzio, che abbiamo scritto insieme a Valerio Bidneri, come vi dicevo prima, che stasera non c'è, ma farò le sue pitch. Ci dovrebbe essere il giro alla Giancarlo, c'è? No, perché il brano finisce col coro, un applauso all'aria. Il brano finisce col coro, quindi il coro lei era specialista, perché l'album Alchimia è uscito nel 2020 in piena pandemia. Noi in quel periodo abbiamo fatto tre dischi, è uscito il disco mio Alchimia, che è un album doppio, è uscito l'album suo Resto Fermo, poi è uscito il nostro album insieme che è Gunther Hotel, più il libro, perché chiaramente avevamo tanto tempo libero, quindi avevamo modo di fare cose. Questa è Bisanzio di Aspesani Bidneri, all'album Alchimia. Paolo Pattenza alle percussioni, Carlo Giancarli ai cori. Grazie. Grazie. Lei dorme lontano, lontano mille anni, troppa luce l'avvolge, avvolge i suoi affanni, le porte sono chiuse, nessuno può farle male, camminate le sue vene, dal vento di maestrale, lei dorme lontano, inutile ogni cura, salita della tempesta, spezzata la sua prua, il porto rugginoso, le balene insabbiate, gli emissoni in alto, legati alle fiancate, benedetto sia il suo nome, curate le sue ferite, si è acceso un fuoco greco per segnalare il vive dall'alto del maestro le sue ossa d'avorio, terreno capitano Bisanzio dietro, e secondo me molto importante. Allora, questo brano nel disco acustico del 2001, che era il mio secondo album, si chiamava Voglio tornare in inverno. Poi, grazie ad un amico che è di Montegiorgio, che stasera sicuramente non ci sarà, che è Alberto Del Bello, che io saluto e ringrazio, tramite una professoressa spagnola che insegnava italiano a Barcellona, che si chiamava Maria Olivero Saraza, presero 12 brani miei e li tradussero in spagnolo.
Da lì in poi c'è stato il giro di boa, perché iniziai proprio a lavorare molto sul discorso legato alla musica latina, a scrivere prima in italiano con traduzione spagnola, fino ad arrivare a scrivere direttamente in spagnolo. E poi sono usciti altri dischi, tipo Gli Esercizi a Romero, poi anche La Fiesta Se Acabó, e tanti altri dischi interamente in spagnolo. Tanto che il disco Musica Campesina e La Fiesta Se Acabó sono arrivati anche in Colombia, in Messico e in Germania, dove la musica latina è molto attiva. Il brano, nella versione ispanica, si intitola Quiero Volver en Invierno, canta Lara Giancarlo. Grazie. Volevo soltanto dire che questo è quando, insomma, ho conosciuto Dario e mi ha detto, insomma, che da tanto produceva, insomma, canzoni, musica. Sono andata logicamente a curiosare subito e questa è la prima canzone che mi è capitata, insomma, di ascoltare della sua discografia, e me ne sono subito innamorata. Quindi quando stasera, un po' di tempo fa mi ha chiesto se stasera volevo cantarla, naturalmente ho detto subito di sì, perché ne sono veramente innamorata. Grazie. Quiero volver en invierno. So
progetto insieme, magari qualcuno lo sa, che è un progetto legato al blues radicale. E questo è un brano del nostro album, facciamo anche un po' di promozione, che male non fa. Il nostro album omonimo, Punto Rotelli, perché questo è il nome del nostro duo blues. E questa è una canzone, è un brano di Bessie Tucker, in cui torna il tema ricorrente della donna che si innamora pazzamente di un uomo, di quegli uomini che girano con la chitarra, che fanno innamorare tutte le ragazze, che poi puntualmente abbandona le donne che fa innamorare. E questo tema ricorre, torna spesso nel blues e suscita, logicamente, questo abbandono suscita tristezza, questa tristezza che poi viene riportata nei brani blues. E questo brano è penitential blues, il blues del penitenziario, perché questa donna abbandonata dice, a un certo punto dice nella canzone, che sta pensando quasi di uccidere il suo uomo che l'ha abbandonata, che quindi finirà in galera, che quindi la galera diventerà la sua casa. Se Dario c'è. Ok, mi può alzare un po' la spia, Stefano? Sì, ragazzi. Io ringrazio l'ingegnere solo Stefano Aldelli, un grande amico, un grande collaboratore del Festival Warland, e anche con noi stasera sta facendo dei miracoli con 24 musicisti. Grazie Stefano. Questo è il Penitentiary Blues di Bessie Tucker nella nostra versione dei Punto Rotelli. Grazie Lara, io vorrei sul fatto, David Hervé è
Mauro Galandrini, grazie. Che banda che c'è stasera. Questa è una storia che iniziò tantissimi anni fa. Era il 1895. È stato un anno molto importante per alcune famiglie, importante in negativo e non in positivo. L'allora sindaco di Roma, nonché principe, nonché senatore Emanuele Ruspoli, che ancora oggi ha delle vie dedicate nella capitale, insieme ad un altro delinquente, perché di questa cosa parliamo, tale Hosting Corbin, il magnate delle ferrovie del sud degli Stati Uniti, complice il responsabile italiano a Nueva York del Ministero dell'Immigrazione Italiana negli Stati Uniti. Questa storia vera ci è stata raccontata da Paul Canonici, che è un italo-americano che è sopravvissuto. Andiamo a vedere cosa è successo. 1895, Roma, Emanuele Ruspoli, in collaborazione con il responsabile per l'immigrazione negli Stati Uniti dell'Italia e Austin Corbin, organizzano un'esportazione di schiavi italiani, perché questo erano 100 famiglie ogni anno dal 1895 al 1899. 100 famiglie che arrivavano addirittura a piedi a Genova, e sapete da dove partivano? Non lo sapete, lo dico io, da Recanati, da Filottrano, la maggior parte, altri venivano dal Veneto o dalla Lombardia. Questa gente che non aveva di che vivere pensava nelle promesse di Emanuele Ruspoli, che fortunatamente a questo punto morì nel 1900, forse ogni tanto il segno divino o il karma agisce in qualche modo, ha fatto sì che questa storia finisse. Gli italiani venivano stipati in delle navi e spediti a New York. I bambini sani, che stavano bene, venivano tolti alle famiglie italiane e dati in adozione a ricche famiglie italiane. Per il resto venivano spediti nella ridente piantagione di Sunnyside nel sud degli States. Prendevano una paga misera ed erano obbligati ad acquistare tutti i generi alimentari e qualunque altra cosa dall'emporio unico a disposizione nella piantagione, che era gestito proprio da Austin Corbin. Queste persone si indebitarono tantissimo, soffrirono la fame, alcuni morirono di malaria. Se ti indebitavi in quel periodo negli Stati Uniti, finivi in prigione. E allora erano costretti a continuare a lavorare. Parliamo di italiani, non parliamo degli africani, parliamo di italiani, martigiani soprattutto, portati. E sapete da chi avevano conforto? Dai lavoratori di colore. I lavoratori di colore erano considerati meglio dei lavoratori italiani. Per quale motivo? Perché erano più forti e producevano di più. Ad ogni filare c'erano due brocche d'acqua. Una era per gli italiani, era per gli afroamericani, perché non volevano che gli italiani inquinassero l'acqua alla popolazione sottomessa comunque degli afroamericani, che era più importante perché producevano di più. Le uniche persone che aiutarono gli italiani furono proprio gli afroamericani. Paul Canonici fu uno dei pochi a sopravvivere a questa storia di Sunnyside, che nella metà degli anni 50 scrisse uno splendido libro che si intitola Delta Italians, perché nel Delta ci siamo arrivati anche noi ed eravamo schiavi. Attenzione, non tutti gli italiani erano schiavi, perché c'erano degli italiani che erano schiavi e degli italiani ricchi che andavano contro gli italiani poveri. Erano razzisti, italiani benestanti, razzisti degli italiani poveri che lavoravano a Sunnyside. Capite perché la mia mente si apre un po' di più? Perché quando leggi questi libri ti incazzi. Perché ti incazzi? Perché scopri che alla fine la storia del popolo è sempre la stessa, si ripete sempre quello. Dal 3000 avanti Cristo si ripete sempre che è la solita cosa. E tutto questo accade a Sunnyside.
principe che vive proprio l'inizio a Sanistai. Buono un altro delinquente dalle mostre in corpi. Sempre nel 2020. E la versione originale era con sola percussione, quindi era un brano molto, come si può dire, quasi intimista. C'era una percussione sotto e la sua voce. Con Andrea l'abbiamo riarrangiato in maniera un po' diversa.
brano si intitola Maledetto giorno. Andrea Silenzi. Tutti dentro, ok? Allora,
adesso vi racconto un'altra storia, anzi no, ve la racconto dopo. Prima vorrei sul palco altri due amici, molto importanti per me perché con loro abbiamo suonato più di 10 anni insieme e ogni tanto continuiamo a suonare, poi ci si incrociano i progetti, lui telefona a me, telefona lui, telefona all'altro, ci incrociamo, ci troviamo in diversi posti, con lui siamo stati, abbiamo girato tutto il centro Italia, abbiamo fatto un concertone pazzesco nel 2018 a Roma all'Arca, Sala Trastevere, 700 conti pagati, abbiamo fatto tutto l'omenaggio a Buena Vista Social Club. Il maestro Luca Zampetti al sassofono. A dopo molto ciao signori. Adesso lo sentirò. Il mio carissimo fratello amico Marco Ferrara alle tastiere, al piano. Con loro posso permettermi di non suonare perché loro vanno da soli tranquillamente, si guardano un attimo, fanno tutto quello che vogliono e io con questi musicisti, come è capitato adesso anche con Andrea, io vado tranquillo perché fanno tutto da soli. Loro vanno, parlano, improvvisano, cantano, tagliano, riarrangiano. Facciamo un tradizionale cubano molto importante di Miguel Matamoros che è inserito, dato che c'è un po' di autopromozione, come dice il mio amico, adesso c'ho una opera, e sta nel libro Storie e saggi della musica nera Mississippi a Cuba, che è il mio primo libro, lo trovate su tutte le piattaforme online, per Natale è in sconto, quindi approfittatene. E c'è un intero capitolo dedicato a Miguel Matamoros, che è il più importante cantautore cubano del Novecento. È nato nel 1912 e morto nel 70. Ha fatto una vita non tanto lunghissima, ha scritto un sacco di roba bella. Il brano in questione racconta di una lacrima. La lacrima non è uguale per tutti, signori. La lacrima cambia in base alla persona. La lacrima può essere più intensa, può essere finta, può essere una lacrima di gioia o di sofferenza estrema. Ma non è solo questo, perché la lacrima cambia in base al colore della pelle. Perché se la persona che piange è una persona di pelle scura, la lacrima non è bianca, ma la lacrima diventa nera. Di Miguel Matamoros, la splendida Lágrimas Negras. Thank you.
camino. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que me ha tomado. Tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Santa, aunque me cueste morir, y tú me quieres dejar, y yo no puedo sufrir. Contigo me voy, mi chica, aunque me cueste dicembre 91, 30 anni fa. Con me quel giorno sul palco c'era Vincenzo Torbiani, Fabio Santini, Stefano Santini, e per questa sera abbiamo anche Santo Cervella al basso, che non fa mai male, e Lara Giancardi ai cori. Il brano era di Woody Garde, e io arrivai in quello del 7 dicembre 92 e dissi: buonasera. Il brano che presento stasera è Disneyland is your name. E lo vi dico ancora, è un brano di Woody Garde. È un brano legato alla libertà comune, al bello di avere un paese per tutti, disponibile a tutti, aperto a tutti, e a tutte le vicissitudini delle varie persone. Ovvero, un paese universale che accoglie tutti. L'idea utopica di Woody Garde, che oltre ad essere stato un grande cantautore, era un grande pensatore. E scrisse delle cose bellissime, più di 1000 canzoni, che riguardavano tutte le tematiche popolari, tutte le tematiche delle povere persone, degli ultimi, e li faceva diventare i veri protagonisti. Tanto è vero che queste persone, che non erano tanto considerate, la famosa Gazzetta del Pollaio, poi nel corso degli anni diventarono famose in tutti gli Stati Uniti, perché Woody Garde cantò di loro: "This land is your land, questa terra è la tua terra". Above the rainbow, and the sky.
Sergio Fabiani in piedi, piedi in c'è. Lui per anni fa c'era. Stefano Santini, lui c'era 30 anni fa. Fabio Santini, alle tastiere. Santo Cappella, al basso. Dario Giancarli, Gomi. Dottoressa Michela Vita, che invito a salire sul palco. Io vorrei che lei spendesse due parole, come hanno fatto i sindaci primaverei, su Dario, dopodiché dovremo Dario per una giusta prenazione. Grazie, buonasera a tutti. Che dire, Dario, io e Dario eravamo di impettai fin da piccoli, quindi lo conosco da sempre. Credo stasera che ci sia una persona molto molto orgogliosa di quello che sta succedendo in questo teatro, e quell'appassionato clarinettista che era Fili, al quale io vorrei fare un applauso. Esatto. Credo che la musica te l'abbia passata nel sangue. Ma guarda, in realtà abbiamo iniziato insieme. Lui è iniziato in tarda età, io ho iniziato in giovane età e ci siamo trovati in quei 30 anni di scatto, ma iniziare insieme. Bene, io mi complimento con te per questi 30 anni, per quelli che verranno, che saranno sicuramente, visto stasera, 30 anni, sì, e saranno fruttuosi, visto quello che è successo stasera. Molto bello che in tanti tuoi amici siano venuti qui questa sera a suonare con te, che tu abbia potuto raccontare le tue storie dietro le tue canzoni, dietro i tuoi strumenti. Molto coinvolgente, e da parte del sindaco, del vice sindaco mio e dell'amministrazione comunale, un piccolo dono, che è il libro del Teatro La Leona, e che è il luogo che stasera ti ospita con grande piacere, dove tutto ha l'intenzione, dove stasera sta avvenendo la serata. E un ringraziamento speciale per aver intriso con le tue note, come nella dedica, la tua e le nostre vite, per tanti altri anni ancora. Grazie. Grazie ancora all'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Montegiorgio, dottoressa Michela Rubita. E c'è un passaggio importante, che è quello degli sponsor, cioè praticamente quei personaggi, quelle aziende che tramite chiaramente i loro proprietari, i loro titolari, hanno consentito che tutto quanto questo avesse in qualche modo luogo, perché ovviamente alle spalle di ogni manifestazione di questo tipo c'è ovviamente o uno sponsor unico, ma non è mai semplice avere uno sponsor unico, invece molto più importante avere più rappresentanti del territorio che partecipano in maniera fattiva ed attiva a quella che è l'organizzazione di un appuntamento importante come questo. Quindi io vorrei ringraziare, in ordine puramente alfabetico, l'azienda Silvia Santoni di Montegiorgio, la Eco Point di Fermo, Eugeni Tecnologie di Magliano di Tenna, Matteo HS di Fermo, Edil New Style di Verdini e Marco di Montegiorgio, Palazzo Ricucci Resort di Montalpone, CCS Centrocarni Sibillini di Montegiorgio, Foto Fagiani di Montalpone, Matteo Illuminati. Un ringraziamento particolare da parte dell'organizzazione va a tutta la famiglia del dottor Luigi Catalini. Detto ciò, io devo leggervi due cose di due artisti importanti che non sono presenti per motivi di tipo diverso. E la prima è la lettera, sono due righe, di Gastone Pietrucci, che è l'anima del gruppo La Macina, che un po' tutti credo conosciate. Dario carissimo, impossibilità da partecipare al tuo grande evento, al coronamento dei tuoi 30 anni di attività artistica, ti faccio i miei migliori e più sentiti auguri insieme a tutta la Macina per un grande, proficuo e luminoso futuro artistico, insieme a Lara, ricco di soddisfazioni e di successo. Questa è la lettera di Gastone Pietrucci. C'è poi una lettera molto più breve che è arrivata nel pomeriggio da parte di una donna che credo che calchi palcoscenici da 50 anni, tra vecchio continente e nuovo continente.
Questa sera lei suona al jazz club che si chiama Pizza Express di Londra, che è nel quartiere di Soho, insieme ad Antonio Forcione, che è uno dei principali, i ragazzi forse lo conosceranno meglio di me, Antonio Forcione è uno dei principali chitarristi del mondo jazz che l'Italia ha regalato a questo genere musicale. Lei ha mandato un saluto del tutto personale, che vi leggo. L'artista, non ve l'ho detto, è Sarah Jane Morris. Caro Dario, ho capito che stai festeggiando 30 anni di musica. Congratulazioni di cuore e goditi altri 30 anni. Grazie al cielo c'è la musica. Ciao, con affetto, Sarah Jane Morris. Io credo che a questo punto si possano richiamare in causa Dario Aspesani, ma soprattutto i suoi friend, per quello che è la seconda parte dell'appuntamento di oggi. Grazie e buon proseguimento. E allora, il prossimo brano è inserito nel mio ultimo lavoro, come dicevo prima, che è uscito a maggio, che è Solomon. Il brano si intitola Blues for Burundi. Luca Zampetti al sassofono, Danny Tramelli chitarra acustica, Vincenzo Fabiani alla batteria, Sandro Giampiero al basso. Let us pray. We closed our eyes.
partire la quarta al mondo. Quando i missionari vennero in Africa, loro avevano la Bibbia e noi avevamo la terra. Dissero: preghiamo. Chiudemmo i nostri occhi e quando li riaprimmo, noi avevamo la Bibbia e loro avevano la terra. Desmond Tutu. Anche nel programma, vorrei ringraziare in particolare anche la banda Domenico La Leone, di cui mio padre faceva parte da 40 anni. Ringrazio Francesco Sbarbati, che era presidente, Gianluca Sartori, maestro, tutto il comitato direttivo della banda che ci ha messo a disposizione alcune percussioni che sono qui dietro, e i musicisti, due percussionisti che sono Lorenzo e Stefano. Grazie alla banda Domenico La Leone. Penso che ci sono quasi tutti, giusto? Manca nessuno. Manca la Sanfetta Sanfetta, Giuda Sanfetta Sanfetta, Paola Penza alle percussioni, Sandro Cerpella al basso, mi ricordo, Vincenzo Rubiani alla batteria, Lorenzo Morganti alle percussioni, Stefano De Angelis alle percussioni. Sono finiti, vero, per questo brano? Ok. Giusto per me. Allora, io... vi seguo perché la storia è lunga. Allora, sempre nell'album Alchimia, che è un album dove io racconto storie, c'è una storia, secondo me molto interessante, che riguarda il signor Gino Donè Paro. Gino Donè era un veneto, che faceva in Veneto? Fino agli anni 40, fino al 44-45 faceva il muratore e ha partecipato alla resistenza come partigiano. Poi nel 45, finita la guerra, sapete che ha fatto? Abbandonato tutti, è partito con una nave da Genova ed è arrivato a L'Avana, a Cuba.
e lì si rimise a fare il muratore. Ma il problema non era questo, che un partigiano nel 45 parte e va in America, perché era una cosa comune. L'immigrazione degli anni 40 e 50 è memorabile, non solamente negli Stati Uniti, ma anche in Venezuela, anche in Brasile, in Argentina. Sono le immigrazioni quelle della seconda parte del Novecento, quindi non ci sono solo quelle della fine dell'Ottocento. Perché dopo la seconda guerra mondiale veramente in Italia non è che c'erano grandi cose da fare. Fino agli anni 60 la gente si moriva di fame, ma questo è normale. Dopo la guerra capita quello, poi la guerra avevamo anche persa, quindi debiti di guerra e tutto il resto. Lui andò a L'Avana, un partigiano, pensate, va a L'Avana, si mette a fare il muratore. E nel 1954 chi va a conoscere? Conosce Fidel Castro, cioè capite un attimo, questo arriva a L'Avana, conosce Fidel Castro. Ma non si limita a conoscere Fidel Castro, no! Lui fa parte della spedizione degli 88 uomini, 88 barbudos o rivoluzionari che partirono dal Messico e tornarono a Cuba nel 57 a fare la rivoluzione. Quindi c'è, nella rivoluzione cubana c'è anche un italiano. Questa è un'altra storia che non si sa in giro. Paro fu il soprannome che gli venne dato dai cubani. E su quel traghetto che si chiamava Granma c'era, oltre a Fidel Castro, c'era Ernesto Guevara della Serra, c'era Emilio Cienfuegos e tutti gli altri, c'era un dominicano, un messicano, tutti cubani e un italiano, appunto, Gino Donè Paro. Questa canzone ricorda un po' la sua storia. Amor, para nada en costos.
vista se piegó e da Rillac se ne scappò mi amor a Miami con el chavazzo e la storia di un modo che fece la revolución mi amor con Camilo e Fidel sul gramma se partò. Di Miguel Maramoros su Chi tirò la bomba, che parlava di un atto terroristico, proprio veniva fuori trasmettendo ad una frequenza 79 kHz in Havana, Cuba. Signore, se potete un problema con una persona che tiene un ordigno nucleare, e dicevo tutta questa storia, era praticamente molto goliardica. L'abbiamo fatta in maniera goliardica perché in effetti anche su una versione originale del disco è così, perché voi pensate, un italiano alla rivoluzione, una figata pazzesca, no? Dai, su, stiamo dappertutto, è bello stare anche alla rivoluzione. Un omaggio a Gino Donè Paro, che non c'è più da qualche anno, ma ha contribuito a portare avanti il nome dell'Italia comunque. Luca Zampetti, Paolo Partenza, Sergio Cioppella, Vincenzo Doviani, Fabrizio Cioppella, che è arrivato poi alla fine, e sono usciti, sono andati, ciao, Lorenzo e Stefano sono già usciti. Allora, noi proseguiamo. Allora, facciamo un brano che è inserito nell'album acustico del 2001, che poi abbiamo riarrangiato e finito anche nell'album A Plague del 2K17, che è uscito nel 2017, appunto. La fantasia pazzesca di lui. Scivolezzate. Sensazioni e in quella emozione da vetrina, dove pensa stare.
la mano delle popolazioni occidentali è macchiata di sangue. Lo è perché spesso i media che contano, gli uomini politici internazionali che contano, chiudono gli occhi troppo spesso. Un quarto della popolazione mondiale non ha libero accesso all'acqua. Essendo una forma di controllo, togliendo l'acqua, si controllano determinate categorie di persone, soprattutto in Africa o nel sud-est asiatico. L'opinione internazionale spesso resta difforme a quelle che sono le idee demandate dal Consiglio di Ginevra, fondamentali, come capita in Iran, come è capitato con la polizia militare, con la polizia morale. Sono tutte pulizie, morali, militari, ma sono sempre la stessa cosa. Sono violazioni dei diritti civili. È per questo che le popolazioni occidentali, purtroppo, se non fanno qualcosa, avranno comunque le mani macchiate di sangue. Troppe donne ancora muoiono, è inutile festeggiare il 25 di novembre che dovrebbe essere ogni anno, ogni giorno, sempre. Questo è un discorso che dobbiamo mettere in testa, inculcare nei nostri figli, perché da questo parte la civiltà, da questo parte tutto, la nostra mano è gronda di sangue anche per questa situazione. Bisogna dire no, bisogna ricominciare a ragionare con la propria testa. Nel Donbass c'è una guerra che va avanti dal 2014, non abbiamo sentito parlare nel 2021, gli altri 7 anni di guerra chi se l'ha dimenticati? No, non va bene assolutamente. A parlo della civiltà occidentale, necessitano tutti di avere una breve revisione e di tornare a ragionare come si dovrebbe fare, o come dice il Morso, come il buon padre di famiglia. Via, troppa solitudine,
e dopo vita buttata via è stato lanciato, pensate, da parte Radio Fanera, che l'abbiamo lanciato quando è uscita nel 2017, è stata ripresa più pari poi da missione radio dell'amico Franco Figliastro, che trasmette praticamente in un circuito di una cinquantina di radio. È arrivata Radio Stoccata in Germania e da Radio Stoccata poi ribalzata in tutto il circuito radiofonico tedesco. È stata una bella esperienza. Radio Stoccata è una radio tedesca che trasmette in italiano, che mette avuto il partito Radio Fanera Mare, la quale poi ha girato i brani a Missione Radio, quale la gira di Radio Stoccata, capite che giro che ha fatto questo brano, però alla fin fine poi è stata una cosa molto carina. Allora, nel 2016 c'è un disco importante, che è un concept album, è il mio secondo concept album, il primo era Babylon del 2003. Nel 2016 feci Indaco. Indaco è un personaggio spezzonificato che vive in tutte le epoche. Vivendo in tutte le epoche capisce qual è in fondo il problema principale in questo pianeta, ovvero l'essere umano, perché è l'unico mammifero che praticamente rompe le palle, diciamo, che ambiente, uccide altri animali, inquina, un sacco di casini, vabbè, fare quello che si ammazzano tra di loro, ci ammazziamo tra di loro. Adesso parlo come se fossi sindaco, quindi parlo spezzonificando, quindi gli uomini si ammazzano tra di loro così. E c'è questo brano che è Brotherhood, che si intitola, in italiano sarebbe fratellanza, perché alla fine l'uomo capisce alla fine, quando è arrivato proprio alla frutta, dal punto di vista della vita, capisce che forse è il caso di riappacificarsi con gli altri esseri umani, di cominciare a rispettare il pianeta e a rispettare se stessi. Il brano si intitola Brotherhood, dall'albero Indaco 2016. Lara? Lara Giancati manca, poi siamo tutti. Allora, Lara Giancati che sta arrivando? Stefano Santini? Fabio Santini? Stefano De Angelis? Lorenzo Morganti? Vincenzo Campiani? Sandro Ciampella? Luca Zampetti, siamo tutti? Bello. Guarda il famiglio, bello. Ooh, I hate.
Noi siamo giunti quasi alla fine, mancano due brani. Allora, l'altro brano che ci tengo a presentarvi, e allora praticamente vi spiego un attimo, è un brano che sta nell'album Solomon, forse è l'album più importante del disco Solomon, perché il disco Solomon ha solo due pezzi cantati. Questo è uno di quelli, che riguarda la tematica delle carrette sul mare, dei morti sulle carrette del mare, che a mio avviso tanti sono colorati, ma alla fine il colore è il problema minore, il problema è che ci sono esseri umani che si trovano in questa situazione, non lo dico io, perché poi dal punto di vista politico tutti dicono pro e contro, lo dice il Papa, ok? Che pure può essere religioso o meno, anarchico, ateo, quello che lo dice uno super partes e dice che non si può fare questa cosa. Ma non ci servirebbe il Papa, basterebbe una persona che abbia semplicemente un po' di buon senso e vedere un essere umano che muore annegato. Che poi l'essere umano può essere africano, può essere albanese, può essere italiano, può venire da tutte le parti del mondo, avere qualunque tipo di colore. Anzi, secondo me, più sono colorati, più sono belli. Uno rosso, uno nero, uno bianco, uno giallino, va bene, i colori, siamo per i colori. Ok? Quindi, è inutile. La purezza è stata è la mescla, è un detto cubano tradizionale, ok? La bellezza sta nella varietà delle persone, poi ci sono persone buone e ci sono persone cattive. La persona cattiva magari qualche colpo sotto i denti, ci si può anche dare, quelle buone no, ok? E tutti comunque hanno il diritto di vivere. E Stay Away From The Sea parla proprio di questa cosa, parla delle cadette del mare. Stai lontano dal mare, perché devi stare lontano dal mare? Perché dal mare puoi morire. Stay away from the sea. Allora, va bene, tranquillo. Qui ci sono i chitarristi intercambiabili, loro sanno le parti. Tanto io sono quattro accordi, ragazzi, tranquilli. Allora, Fabrizio Ciappella, i nostri amici percussionisti della banda, Stefano De Angelis e Lorenzo Borganti, Vincenzo Tobiani alla batteria, Luca Zampetti, Paolo Battezza, Santo Giappella, e sempre la solita banda adesso. Stay away from the sea, stai lontano dal mare. Yeah.
Tutti i musicisti che hanno partecipato, tutti quanti, Marco Ferrara, eccolo, Fabio Santini, tieni fuori, Stefano, Mauro, Danny, Licia, Andrea, tutti quanti, tutta la banda, Mauro. Siamo tutti. Allora signori, io vi ringrazio di essere venuti questa sera. Avete sconfitto la nebbia che a Montegiorgio è una componente che fa parte del DNA degli abitanti, degli autoctoni montegiorgesi. Siete riusciti a venire nonostante la pioggia e il freddo. Siete riusciti quasi a riempire il Teatro La Leona, che non è una cosa facile, eh? Ringrazio tutti gli sponsor, sono veramente tanti. Ringrazio tutti i musicisti, la missione comunale, Marco Fermana, tutti quanti. E vi voglio salutare con un pezzo che sa di libertà, anzi scusate, un pezzo che puzza di libertà, da un testo di un rivoluzionario cubano del 1800 che combatteva contro gli spagnoli, che si chiamava José Martí, musicato egregiamente da un campesino con baffi e sombrero che rispondeva al nome di José Lito.